Salve a tutti YouTube, si fosse Filippo Ferenza qui con una nuova food review. Oggi proverò la beef jerky della Hot Chip. Ed eccoci qua con una nuova food review, speriamo veramente piccantosa. Beef jerky Hot Chip, per chi non lo conoscesse, famoso brand per aver inventato la patatina più piccante del mondo. Ci sono state milioni di persone che hanno fatto questo video, ancora io non l'ho fatta e ancora mi domando il motivo. Comunque, design di casa Hot Chip che rimane invariato. Due tipologie sono riuscito a trovare, ovvero spicy bacon e chili lime. Packaging devo dire molto carino, molto d'effetto. Sinceramente mi aspettavo un pochettino di carne in più. Ci specificano che è fatto con vera carne, senza OMG, gluten free e anche 50% di proteine per quelli che vogliono contorsi. Dietro possiamo trovare tutti quanti i nostri ingredienti e come sempre in basso i valori nutrizionali. Pacco da 25 grammi, pagato 4,99 euro. Ora vedremo se saranno veramente spicy oppure no. Due tipologie di gusto, di odore veramente differenti, differenti come anche le tipologie di prodotto. Partiamo da quale parto? Questo? Partiamo da questo? Partiamo da questo. Proviamo quello chili lime. Come possiamo vedere è un pezzo di carne abbastanza grande, in proporzione sembra quasi una scheda di memoria SD, una roba del genere. Ci avete preso? Guardate. Ah, anche tipo lo slottino per inserirlo dentro la videocamera, carino. A naso non si sente molto un odore un po' più importante a naso. Ma ora passiamo all'assaggio, quindi buon appetito. Allora, un gusto molto importante dal punto di vista della carne. Si sente quella forza tendinea che hai quando mastichi la carne. Si sente un leggerissimo gusto acidognolo dato dal lime e poi arriva questa piccantezza che è quasi disarmante perché mi aspettavo molto più forte, nonostante ci siano stampati tre peperoncini. Mentre ora passiamo a quello spicy bacon. Stessa dimensione per quanto riguarda la carne. A naso qui è invece una sensazione molto più di salsa barbecue. Ma ora passiamo all'assaggio, speriamo bene. Buon appetito. Stessa tipologia, carne abbastanza tendinea, bella masticosa, salsa barbecue molto più a naso, a sapore era un pochettino più salaticcio. Ecco, se in questo c'era stampato tre di peperoncino e non si sentiva quasi nulla se non un leggero pizzichio, con uno di peperoncino già sapete qual è il mio responso. Quindi ragazzi, che dire, spero che la food review vi sia piaciuta, vi metterò qua sotto il link in descrizione altre food review, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque, come sempre buon appetito.